amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, 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 buongiorno da Siracusa. E allora, io dico una cosa, ma è possibile, dico io, che le uniche critiche che qualcuno riesce a fare le fa nei giocatori sbagliati o nelle persone sbagliate? Ma è possibile che questi tifosi veramente siano così deficienti? Ma io lo posso pensare questo? Che siano tifosi deficienti? Abbiamo dei tifosi deficienti? Ci sono. Ci sono dei tifosi deficienti. Perché criticare De Ligt è qualcosa di delittuoso. Delittuoso! De Ligt è un bidone, sopravvalutato, bla bla. Però a me mi vado a far passare. Allora, visto e considerato che il calcio è una materia facile, non c'è bisogno di lauree, di scuole particolari, il calcio è una cosa. Prego signora, prego, sulle strisce pedonali ti faccio passare, prego. Quindi, visto e considerato che il calcio è, come vi dicevo, una materia facile, De Ligt, chi è De Ligt? De Ligt non è un giovane, è un giovane, 21, 22 anni, non mi ricordo adesso quanti anni abbia. Un grandissimo atleta, fisico pazzesco. Ma De Ligt ha una caratteristica, come hanno le caratteristiche, ogni giocatore ha delle caratteristiche. De Ligt ha una caratteristica che sa fare bene, ed è quella di andare a difendere alti. Andare a difendere alti significa andare a pressare l'avversario alto, fuori dall'area di rigore, a pressarlo alto, perché all'Ajax si sono abituati così, perché nel calcio moderno si fa così. Quindi quando vai a pressare la squadra avversaria, la vai a pressare alta, puoi anche fare un fallo, ma lo fai fuori area, lo fai alto, si può stare anche il fallo tattico. Ma se tu hai un allenatore che non riesce a fare questo, anzi ti rincula nella propria area e ti mette sotto pressione, o si chiami De Ligt, o si chiami Chiellini, o si chiami Bremer, o si chiami Tizio, o si chiami Sembrone, prima o poi il fallo ci scappa. Un allenatore capace invece deve sfruttare i giocatori per le proprie caratteristiche, non deve essere il contrario. Se io ho un grandissimo difensore che sa attaccare l'avversario alto, lo devo sfruttare per quello che sa fare. Ma questo, ragazzi, è la logica. Andare a criticare De Ligt perché ti fa fallo, questo è veramente, veramente ridicolo. C'è andato a criticare i giocatori veramente che sono gli unici giocatori buoni che abbiamo. Abbiamo criticato Dybala e criticate adesso De Ligt. Poi fate il gioco della società, e allora se c'è questo, compratevi una dama, sedetevi a tavola, vi mettete davanti allo specchio e giocate a dama, ma neanche con il compagno, con il concorrente, soli dovete giocare a dama. Bella giornata, eh? Ma che bella giornata, totale 26 gradi e mezzo, praticamente quasi siamo quasi estati, caldo. Che vi devo dire? Cercate di fare delle critiche costruttive, cercate di andare a colpire il giusto colpevole, non andate a cercare chi invece non deve essere criticato, ma se ci incazzate fino alla fine, forza Juve!